Io non ho visto nella formazione, vabbè, a parte la cosa di Lautaro, però Carlos Augusto gioca nei tre dietro, ma Çalhanoğlu, l'ha fatto altre Mkhitaryan, volte. questo è turnover, ma è Thuram, stato. Bastoni, Questo è turnover, come è stato Acerbi, turnover col Pavard. Sassuolo. Fino al Torino no, il 1, Torino è 2, 3, stata 4, l'ultima 5. partita, però 6, ripeto, 6. sì, No, ma ma anche. Frattesi, ci siamo sempre chiesti, ah, gioca troppo poco, No, ma Frattesi, infatti uno di nessuno sta livello, mettendo è in becco sulla scelta campo, di no? Frattesi. Ascoltiamo, scusate, anche Franco, poi ci fermiamo e torniamo a disquisire. Prego, Franco. No, io semplicemente credo che l'Inter debba fare una partita seria questa sera, perché davanti al Frosinone, che è assolutamente assetata, affamata di punti, insomma, deve cercare di portare a casa l'Inter apposta, credo che l'Inter dovrà fare una partita diversa rispetto a quella fatta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, poi non scendo sulle dietrologie, sulla mancanza di stimoli, secondo me è proprio una questione di cultura. Paolo diceva bene, il Leverkusen col Meisterschale in mano va in trasferta e ne fa 5 all'avversario, quindi Certo. è una cosa che purtroppo in Italia spesso a fine stagione vediamo, no? Con Ma delle sin dagli partite con dei anni. risultati un pochino anomali da Beh, decenni e decenni. è un po' Certo. culturale quanto teniamo le motivazioni, quanto teniamo l'attenzione, quanto diamo importanza a determinate cose. Cioè, da noi, cioè, si fa un po' più speculazione, no? Anche sui quando hai gli appuntamenti, la Coppa Italia, però dopo hai la Coppa, Sì, allora sì, 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 sì. risparmi. Da altre parti lo fanno meno. Secondo me è un po' Sono più culturale. ragionato. Sì. Arnautovic, 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 Va Arnautovic, bene. Arna, è finita la partita! L'Inter batte il Frosinone 3-0. Paolo, a sé la linea. Grazie, caro. 3-0, 3-0, perfetto. Quindi dicevo, i tre che mi incuriosiscono di più sono Buchanan, Aslani e Arnautovic. Ok. Arnautovic per un discorso proprio di mercato, perché non sono così sicuro che l'anno prossimo sarà l'Inter, anche se ha un contratto. Aslani, perché comunque deve far vedere. Attenzione, intanto il calcio d'angolo, il colpo di testa di Frattesi alto sopra la traversa. Dicevo Aslani perché quest'anno ha fatto vedere uno step in più, ma a 22 anni non è facile far girare la squadra intorno a te. E diciamo, rispetto a Çalhanoğlu, la differenza si vede ancora. Lui ha quei lampi illuminanti, però a Sì, volte è troppo è innamorato vero. della palla, secondo me dovrebbe giocare un po' più Infatti, rapido. non vedo in Aslani proprio il ruolo del faro classico. Come dici tu, ha degli sprazzi molto importanti, però non vedo un giocatore che può Però è mettere. giovanissimo, Çalhanoğlu è diventato regista a 29 anni, voglio dire. Cioè, anche lo stesso Sì. Brozovic ne aveva No, 26 beh, quando è io parlo adesso diventato. come adesso, Ho non mi sembra capito. quel Ma per questo dico giocatore. che siccome lui ha avuto più continuità nell'Albania che non nell'Inter, giocare, quest'anno ricordo la partita a Firenze, a Lecce, dove ha fatto abbastanza bene, ma avere più partite adesso nel finale può essere utile. So, ci sta prendendo Michele, meglio il Frosinone? Ma diciamo ai punti, però non è la box. Attenzione ora all'Inter che guadagna un pallone al limite dell'area con Di Marco per Thuram che la mette in mezzo. Frattesi! Gol! Inserimenti in area di rigore sono provvidenziali ancora una volta. Thuram, molto intelligente perché poteva tirare in porta, alza la testa, uomo assist, è l'ottavo per lui in Serie A. Thuram, Frattesi, gol dell'Inter al 19° minuto, Inter in vantaggio. È il sesto gol di Frattesi. Molto Sì, bravo Thuram. campionato. Frattesi è sempre nel posto giusto al momento Vediamo se giusto. va La un top capacità di guarda come inserimento attacca di la ginocchio. porta. Di Sì. ginocchio. Di Vorrei ginocchio. segnalare il primo gol di ginocchio del campionato italiano, Di coscia, di col ginocchio se la quest'anno. tira sul Sì, petto. mezzo tutto. Comunque ha fatto più gol Franco quest'anno da subentrante che l'anno scorso da titolare fisso nel Sassuolo, Attenzione. eh? Però c'è una brutta notizia per il Frosinone. Mazzitelli, che già era in dubbio alla vigilia, si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio. Quindi il capitano ha dovuto lasciare, aveva provato a stringere i denti. Entra Gelli, che anche lui di solito poteva giocare dall'inizio, vista l'assenza di Barenece squalificato, ma non era al 100%, quindi adesso si prende un rischio, perché insomma iniziano a essere un po' contati lì a centrocampo. Non sono buone notizie perché sono le tre partite che decidono il campionato, anche se vedendo un po' il calendario loro vanno a Monza e poi l'ultima in casa con l'Udinese, che sarà quindi Credo importantissima. decisiva, sì.
Frosinone che batte palla a terra, Zortè, il cross, Sommer che esce con i pugni e rinvia lontano, siamo nel secondo e ultimo minuto di recupero di questo primo tempo, il Frosinone che in difesa deve stare attento ora a non sbagliare con il pressing di Di Marco, se la cava abbastanza bene Lirola perché va indietro da Cerofolini, quindi tiene il possesso, vediamo siamo se Frosinone con te fino alla fine. Fa in tempo in questi 45 secondi ad arrivare dall'altra parte, Di Marco che resta in pressing, parte il lancio lungo per Reinier che si bello. Deve girare, eccolo qua, molto bene per Zortea che avanza a destra, mette la palla al centro, ancora bravo De Vrij, oggi veramente perfetto, credo. Comunque, il centrale olandese. Avete visto qua quanti erano giocatori del Frosinone in area? Cioè, sì, sì, sì. Qua se Zortea azzecca il passaggio sono due contro uno. Esatto. Cioè per dire che l'Inter giustamente un po' sta lasciando. Cioè, non L'Inter è il centrocampo Inter. Non sta diciamo facendo interdizione. Cioè, l'Inter a marzo ste occasioni al Frosinone non gliela lascia mai. No. Ma mai. Ma ragazzi, ma non è solo Sassuolo e Frosinone, l'Inter col Torino il primo tempo finisce 0-0, ma per caso, cioè sì, nel senso, sì, 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 ma sì. Lo sta facendo col Cagliari ha pareggiato, col Napoli ha pareggiato. Cioè, lo sta facendo, Michele, quello che ha fatto fino alla partita col Torino, cioè il centrocampo interdizione e filtro. Ah, no, sì, però sì. Teniamo conto che oggi non abbiamo la formazione titolare al 100%, esatto. Che quello. Attenzione, metti insieme le due e avete cose. Già vinto il campionato, quindi sì, sì. Ci sono poche motivazioni, dai, la realtà è questa. E finisce qua, giù a fischia alla fine del primo tempo, Inter in vantaggio e quindi può No, giocano ancora. Ah, no, perché sembrava c'era arrivato un fischio, ma non era il fischio finale, stranamente perché 2 minuti e mezzo ne ha dati due e quindi ci siamo fatti un po' ingannare. Interminabile qui, primo tempo. Interminabile primo tempo, anche un po' inspiegabile perché un minuto in più non mi sembrava ci fosse. Siccome i giocatori l'Inter non hanno voglia dietro, di giocare, però. Aspetta, l'Inter fa melina dietro, adesso giù mi sa che andrà a fischiare. Ecco, esatto, qua. E fischia dopo. Però Frosinone meritava il pareggio. Ma sì, per Paolo Deciso. No, che sì, dite, che dite, per che la presa d'azione ci poteva stare, però sono stati in difesa. Lo voglio sapere perché sento dire in curva. No, hanno sbagliato. Vabbè, però sono un paio di errori queste gravi. Queste frasi che mi ricordo Pecorella. Paolo, sei d'accordo che però hanno fatto un paio di errori gravi nella loro area? E se tu ne fai due gravi, come diceva prima Franco, l'Inter su uno dei due poi ti punisci. Allora, le statistiche raccontano di 5 tiri a 6, 5 Frosinone, 6 Inter, di cui 2 in porta del Frosinone, e nei 2 in porta le statistiche non calcolano la traversa di Khedira e uno in porta dell'Inter che ha portato il gol. Che traversa è un tiro sbagliato. Statisticamente quindi. Parlando, credo che quello che ha detto Paolo ci stia tutto. Cioè sì, l'X sì, sì. Franco ci poteva essere un risultato giusto. Sì, poi no. Attenzione, Frattesi in mezzo, la palla, il gol di Arnautovic. Gol di Marco Arnautovic. E qui può partire Simone la Lambada. Marco Arnautovic, la 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 la. Marco Arnautovic, quinto gol stagionale, terzo in Serie A per l'austriaco, bravo ancora Frattesi, stavolta in versione assist man, ha alzato la testa, ha visto Arnautovic tutto solo, la mette in mezzo, il gol di Marco Arnautovic. 3, Frosinone 0. 0 Inter, l'oracolo qua l'aveva detto, io prima di aprile avevo detto, ragazzi, se volete sapere il risultato in anticipo, sui marcatori non ne prende uno, ha preso Arnautovic. Inchinatevi all'oracolo. Stai calmo, stai calmo. Inchinatevi all'oracolo. Gran gol di inchinatevi all'oracolo. L'oracolo di Assago è tornato. Mamma che inchinatevi all'oracolo. Caro Simone, gran il mago gol di Segrate, ti ricordi Abbattantuono in Grand Hotel e c'è? Cosa no, mi chiede? Raccontiamo il gol, gran gol di TJ Buchanan. Bello. Che si invola sulla sinistra, se la porta sul destro e la mette sul palo lontano dove Cerofolini non può arrivare, è il suo primo gol in campionato, nell'ottavo spezzone che sta facendo. Inzaghi l'ha sempre messo nel finale finora, è arrivato a gennaio per anticipare un'operazione, magari anche per paura poi di perdere in eventuali aste. Sta di fatto che tutta la settimana ho parlato con gli interisti, ma perché non gioca a destra, perché non gioca a destra, perché non gioca a destra, perché se uno da sinistra ha il dribbling da sinistra se la può portare sul destro e tirare in porta. Beh, certo. Questa è la un differenza. Po' come quando si parla di Chiesa in nazionale, dice se gioca a destra o a sinistra, però a destra puoi crossare se sei destro, a sinistra puoi colpire di più. E l'Inter con Di Marco, per esempio, lascia sempre lo spazio a chi viene da dietro. Poi nel periodo non collegato c'era stato anche, dobbiamo dire, un po' di fortuna nell'Inter in difesa, perché ora tiro di Gelli che va fuori. Ragazzi, possiamo dire davvero che il fatto che Frosinone non abbia segnato, non dico che ha dell'incredibile, ma quasi. Ma infatti, prima del 3-0... 14, ti posso dire le statistiche? Sì. Poi non tutto vale uno, no? Ma tu sottovaluti le mie macumbe. Stai calmo. 14 tiri Frosinone, 11 Inter, 7 tiri in porta Frosinone, 3 tiri in porta Inter, 3 gol. Cioè, statistica sì, dice sì, questo. Sì, ma eh? Prima 0-3. Del 3-0 c'è stata quella l'occasione più clamorosa del Frosinone, che la poteva riaprire da 2-1, 3-0. Prima esce Sommer a vuoto,
la palla arriva al centro dell'area, Brescianini, tiro, Carlos Augusto con Sommer battuto cerca di respingere, la prende col tacco quasi involontariamente e la palla va a finire verso quel il fallo laterale sulla destra. Quel discorso che hai fatto tu degli esterni, una volta nel calcio di una volta al destro giocava a destra come Sergio Consensao. Attenzione Lautaro, il tiro, gol anche l'oracolo, il Toro l'oracolo mette la firma e torna al gol dal 28 di febbraio, e il 129esimo gol nella storia dell'Inter ha sbagliato di il pronostico, Paolo. Torna a segnare in campionato il 24esimo gol in campionato, il 27esimo stagionale, ma soprattutto 0-4 come gol. Anche una delle più ricche d'Europa. Attenzione, 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 Turam. Attenzione, attenzione. L'Inter con Turam che si invola, il pallonetto di Turam. E la palla in rete. Gol di Ticu. Se sono 5. Manita per l'Inter scatenata dopo che il Frosinone ha mancato il 2-1. Povero Frosinone. Cambia però completamente tutto e lascia spazi. Ora stanno segnando veramente tutti, da Lautaro, Buchanan, Thuram, Arnautovic. È una festa del gol dell'Inter. Stasera l'Inter, cioè quando ripartiva, non è che scherzava, eh? Cioè ha fatto male. Certo. Però c'era lo spazio, mentre il Sassuolo è passato in vantaggio. Ed sì, erano tutti chiusi okay dietro. No, e quello cambia. Cioè stasera veramente però all'Inter gli è andato tutto bene. Ogni tiro del Frosinone, salvataggio sulla linea, portiere esce a vuoto e non segnano. Abbiamo visto la statistica dei tiri prima, erano 7-3 per il Frosinone allo specchio. Adesso il Frosinone ha tolto pure Ogoli dietro. Intanto tiro, parata di Sommer, che ci tiene evidentemente a chiudere col clean sheet. Ricordo che l'Inter oggi può eguagliare il primato di clean sheet nella storia del campionato a girone unico. Finita intanto allo Stirpe, il risultato finale, non c'è stato recupero come previsto, 5-0 per l'Inter. Ricordiamo la manita ad opera di Frattesi, Arnautovic nel primo tempo, Buchanan al suo primo gol con la maglia dell'Inter e poi la Tula che è tornata al gol, Lautaro che non segnava dal 28 febbraio e Thuram nel finale con un pallonetto. L'Inter infierisce 5 gol al Frosinone, ti teniamo noi. Volevo dire... Arriviamo ragazzi, 2-0 calmi, prima. State calmi, prego, Simone. Allora, ah sì, primo tempo 1-0, ho detto 2. Perché c'hai il cappello di E Peppino? Facci un gol! E facci un gol! Vabbè. Peppino Prisco. Peppino Prisco, facci un gol! Ed è la Nord che te lo chiede! Peppino Prisco, facci un gol! Il peggiore, chiaramente un ricordo per Peppino Prisco è assolutamente dovuto, bravo, bravo Simone. Peggiore e migliore dell'Inter di oggi? Allora diamo i tre up rapidamente con Thuram che si è confermato anche con il gol, poi alla fine aveva fatto già l'assist a Frattesi, quindi Frattesi gol e assist anche per lui, nel secondo tempo ha fatto l'assist, quindi Frattesi e Thuram diamo un bel 7,5. Okay. Poi sul terzo meritano in due perché De Vrij ha fatto una bella partita dietro, oggi non è stato facile perché arrivavano da tutte le parti, poco filtro al centrocampo, però anche Buchanan il primo gol e quindi do 7 a Buchanan perché il suo primo gol è anche bello, molto bello. Qualcuno che non... Ma Barella nel primo tempo aveva perso due palle in uscita, però in generale... Darmiani, Di Marco... Sì. Non sugli scudi, però vero, neanche sei meno, questi che hai nominato sei meno. Certo. Ci sta, di che. Ci sta, ridendo sì, scherzando difesa, l'Inter ha vinto 5-0. In difesa ha avuto problemi nel primo tempo l'Inter. Sì, soprattutto per il centrocampo che non faceva filtro. Un'ultima cosa sulla Prego. Partita, ha parlato Frattesi, subito intervistato come il migliore in campo alla fine della partita. Cosa ha detto? Gli hanno chiesto, dice non c'era bisogno di doversi rifare in una stagione in cui state battendo tutti i record. Però, dopo la sconfitta col Sassuolo, e lui ha detto sì, in effetti con il Sassuolo evidentemente troppi festeggiamenti hanno pesato sulla nostra prestazione. E vogliamo insomma certo, onorare per chi vuole cavalcare la polemica di Marotta Carnevali, se, adesso la può cavalcare alla grande. Sì, ma le polemiche chi la vuole si possono cavalcare tante cose. Beh, lui ha dato una giustificazione che però anche si sono allenati poco. No, anch'io avevo letto così, l'avevo detto all'inizio della trasmissione. Secondo me non vedo dietro trame particolarmente oscure, certo, ma certo, vedo certo una squadra che ha passato due settimane a fare bagogli perché ha fatto festeggiamenti due settimane sì, ad allenarsi poco. Ecco. Sia dopo il derby che dopo il Torino. Ci sta, ci sta. Poi, sì, poi a Reggio Emilia viene annullato un gol a Lautaro per centimetri. Sì. Se quel gol non viene annullato 1-1 Inter, poi vai a capire, magari l'Inter vince 3-1. Ma noi siamo molto bravi a fare polemiche in Italia, sempre a prescindere. A cercare il male. Vediamo ad esempio, vediamo su tutte la questione di Atalanta-Fiorentina che andrà il 2 giugno, come dicevi, alle 18.
quella è una partita in cui l'Atalanta potrebbe aver bisogno, io non glielo auguro, di accedere in Champions League con una Fiorentina ormai demotivata. Però non poteva essere, ma non è colpa di nessuno, perché nessuno poteva pensare che il diavolo facesse le pentole, no? Certo. No, ma è vero. Prima della fine della trasmissione è successo quello che è successo, poi il calendario è congestionato. Sì.